Ma penso che il Festival di Sanremo, il palco dell'Ariston, è forse il palco più importante che abbiamo in Italia. E quello rimane. Io non posso portare niente che non già Sanremo. Però penso che è cambiato molto. Col tempo ha fatto venire voglia a tutti. Sanremo e anche la mia cultura, no? Un po' rap. Artisti prima di me come Lazza mi hanno spianato la strada, stesso a me. Spero di fare io lo stesso con gli altri che ci andranno. Ma uno dei pezzi che ci sono affezionato è quello di Massimo Ranieri, Perdere l'amore. E un altro pezzo è Cenere di Lazza, che è molto più vicino a me, anzi è vicinissimo a me. Rappresenta tutto, a me mi ha creato. E io cerco sempre di mantenere questa identità molto mia, diciamo, questa responsabilità di portare il napoletano a Sanremo, io l'ho vista, l'ho sognata mille volte, però prima di me l'hanno fatto altri grandi che sono imparagonabili, diciamo, a me e a quello che sto facendo, però mi sento onorato di fare questa cosa. Ma per me è bellissimo, tutti la vedono come una consacrazione, io la vedo come... Cioè, tutti la vedono come una consacrazione mia, io la vedo più come una consacrazione del rap in Italia. Adesso i live rap stanno facendo paganti come se fosse il pop. E questa è una cosa importantissima. Io devo ringraziare, quei giorni saranno 3 giorni di festa per la città. Io voglio incentrare tutto questo su Napoli e su quello che mi ha dato. Alla fine. Se ho fatto questi 3 stadi è perché le persone di Napoli hanno comprato il biglietto, quindi la festa è più loro che mia.